Ed in regione Lombardia si è deciso per una moratoria di 6 mesi alla costruzione e all'ampliamento di nuovi centri commerciali, una maniera per difendere i piccoli commercianti sempre più strangolati dalla morsa della crisi. Ce ne parla il consigliere regionale Fabio Rolfi. Un provvedimento che innanzitutto va nella direzione di quello che le associazioni di categoria da anni chiedono. Chiedono uno stop, non tanto per riportare le lancette dell'orologio al secolo scorso, ma per poter studiare e capire come è composta la distribuzione commerciale in Lombardia, quanto è l'incidenza della grande distribuzione e capire se è visto qualcosa che non ha funzionato, se abbiamo assistito in questi anni a una diffusione incontrollata con vere e proprie concentrazioni di grandi store di vendita che hanno incrementato la crisi dei piccoli negozi che svolgono solo una funzione commerciale ed economica, ma anche una funzione sociale nelle piazze, nei paesi, nelle nostre città che deve essere mantenuta. Poi ha detto soprattutto anche una difesa delle zone agricole, visto che sinora si è costruito anche in queste zone. Le proposte della Lega che discuteremo in giornata vanno in questa direzione, sono ordini del giorno che impegnano la Giunta a ripensare anche la norma urbanistica nella direzione di una programmazione su area vasta, ossia per autorizzare un nuovo supermercato, una nuova grande distribuzione commerciale, deve esserci il consenso, la condivisione di più comuni confinanti, quindi area vasta, affinché le ricadute negative non cadano unicamente sui comuni confinanti. E poi anche lo stop definitivo alla possibilità di costruire grandi strutture di vendita su aree agricole. C'è tanto da riconvertire, cominciamo a fare su quello. Ecco, la moratoria è prevista fino al 31 dicembre di quest'anno, si può già ipotizzare un'eventuale proroga? Ma non serve, se la Regione Lombardia confermerà la sua efficienza amministrativa, i nuovi criteri, magari insieme anche a nuovi strumenti urbanistici, potranno essere approvati entro la fine dell'anno. Cosa succede per chi ha già fatto richiesta di ampliamento? Ah, per il momento c'è lo stop, tranne per alcune situazioni che riguardano ampliamenti di attività esistenti, quindi non vanno a interessare il nuovo terreno agricolo e non hanno altro impatto commerciale. Per le altre attività tutte, di questo stop di 6 mesi, dopodiché potranno riprendere il loro percorso a condizione appunto che in maniera differente diciamo dallo stato di avanzamento della pratica, ma potranno riprendere il loro percorso.